Buonasera. Allora, alla luce della candela vorrei concludere questa mia giornata facendo una riflessione su questa, e un'autocritica su questa serie, che sto facendo. Dunque, prima cosa, mi sta creando una dipendenza, non va bene. Nel senso che mi viene adesso da registrare qualsiasi cazzata, non va bene. Oltretutto mi sento anche un po' ipocrita perché sto mettendo tutte queste cose su Facebook e Facebook per me è uno strumento altamente deprimente, quindi non vorrei che questa cosa poi scatenasse depressioni in altre persone simili magari al mio temperamento. E quindi sto pensando che a questo punto forse metterò questi episodi, se decido di continuarli, vedremo, su YouTube e uno, se vuole, se li va a guardare lì. Prima riflessione o seconda, non importa. Un'altra riflessione. No, dipendenza l'ho detta, quella sulla l'ipocrisia anche. Ah, sì, a mia difesa c'è questa cosa qua su Facebook, no? Sono tutti che allora o c'è la politica, il filone politico, o c'è il filone autocelebrativo. Guardate cosa faccio, come sono bello e quanto riesco nella vita. Oppure poi ci sono quelli appunto che sto facendo più o meno la stessa cosa, ti fanno sapere qualsiasi cosa loro facciano. E sì, non vorrei rientrare in nessuno di questi filoni. Allo stesso tempo, mi sta venendo un sacco di idee. Non vorrei insegnare niente, perché questo è un altro dei filoni Facebook, ma ne dimentico sicuramente. Cioè quello che ti insegna delle cose. No, 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 no. È così, un puro slancio di contatto, di così, soprattutto con le persone lontane, così almeno ci vediamo un po', cioè voi vedete me. Essenzialmente, quindi anche questo è un po' autocelebrativo. Come uscire da questa cosa? E stavo pensando che forse per uscire da questa cosa, a parte mettermi su YouTube e non su Facebook, ci sto pensando in diretta. Perché mi sono data delle regole comunque in questa cosa che sto facendo, cioè improvviso, magari c'è un'idea di base, però lascio anche venire il vuoto, i silenzi. Difficile pensare sapendo di essere guardati, eh? Puntata in cui non succede niente. Un film giapponese, tempi lunghi. Il rumore che sentite è quello del mio frigo, che è vecchio. Sì, mi era venuta in mente questa cosa di parlarvi un po' delle sconfitte. Parlarvi delle mie sconfitte sperando che questa cosa vada un po' contro la tendenza, no? A mettere tutti, cioè a farci
Facci vedere tutti belli vincenti, belli efficaci, belli sul pezzo. Da un lato. Dall'altro, appunto, sfatare anche questa cosa che uno, no, siccome è andato via, ha fatto successo, quelle cose lì, via dall'Italia, intendo. E va tutto bene, vengono fuori solo queste, appunto, no, questi nomi con cui hai lavorato, carriera. No, che non voglio dire di no, però vorrei mettere avanti un'altra parte, che sono appunto questi momenti di buco, di crisi. Però secondo me vi perdo se vado su una roba così. Cercherò di farlo salvaguardando una buona dose di autoironia, che questa sera non mi viene, però torna. Un po' il sonno porta consiglio, domani vediamo come ci alziamo.